una rode, non fa rode in mezzo. Cinque persone, English, come on, get your tickets ready, and follow me inside, English tour. English tour, follow me. Привет. Тур, сколько же идет? Мне нравится la storia? A tappeto, Convetti a tappeto. Brava Gia, devo dire la verità, Brava Gia, la storia la fa chi vince. Ricordatevi questa parola, la storia la fa chi vince. Ve lo dice uno scugnizzo dei quartieri spagnoli con la lauda e il marciapiede. Io ho la lauda e il marciapiede. Purtroppo a 13 anni mia madre si è venuta a scuola, vatta a guardare a portare il caffè in un bar. Purtroppo le famiglie numerose. Mi sono acculturato da solo, autodidattico, è bello dire la verità. È un onore ricordare, rinnegare le proprie origini. Colui che rinnega le proprie origini, o lui che non va niente alle sue origini, non vanno niente. Ricordatevi queste parole. È un onore di essere figlio di un barista. Secondo voi, signori belli, secondo voi, 40 metri di tuff, è che loro bombardavano l'America, che sono pasciali, sono i migliori bunghi del mondo. Voi state 40 metri di tuff, o la napoletana si fa sicca, ma non muore. La napoletana si fa sicca. Ha visto che sono altone? Fatemi la foto, ragazzi. Sono un ragazzino, sì, 80 anni. Mamma mia, io sono la mia marita. Ho detto bene, mamma mia. Devo vedere bene. Eccolo qua. Teneteli sempre lì. Andiamo a fare. All'età del no, all'età del no. Quello che ha parlato, Tony Spalletta, senza scivolare. Ah, Sofia l'ha detto. Ah, ok. Quanto non danno? È la più fina. Questo era un pozzo, capito? Senti, infatti, siamo 40 metri sotto terra, ragazzi. Tanto, Non è poco, di sicuro. E allora? Ancora? Mamma mia! 1, 2, 3, ancora poco. E tutti insieme quanto? 10? No? Oh, non è che ci volevo tanto allargare un po', per riuscire a mettere così. Umidità assai. Non hai fatto tutto 5, quel giorno che abbiamo preso
Abbiamo fatto Milano Istanbul, abbiamo girato anche Istanbul. Pensate che dopo Istanbul siamo preso l'aereo, siamo andati a Cipro, siamo arrivati che era tardissimo. Ma quanti giorni siete stati? Una settimana. Tu non hai detto niente, Ricky? Hai mangiato? Niente. No, cosa hai mangiato? Ti ricordi? Finalmente. Sì. Gira le testa. Marum. E allora? Mo facciamo così. È più bella così. Bravo. Più bella così. È bello, è giù e qua anche, anche. E là sopra anche. Fu. Vedete signori? Io mi chiamo Alessandro, oggi vi spiegherò questo percorso che è una piccola parte di quello che praticamente è il sistema di approvvigionamento idrico, cioè un acquedotto sotterraneo. Ma partiamo dall'inizio della storia, perché voi come sapete l'Italia è un paese antichissimo e Napoli è una delle città più antiche di questa zona. Ottavo secolo avanti Cristo, i greci fondarono Partenope. Ora, voi come sapete, se qualcuno segue il calcio, quando gioca il Napoli, la squadra partenopea, perché? Perché Partenope è il nome originario della colonia greca. Neapolis compare nel quinto secolo avanti Cristo, ma nell'ottavo secolo avanti Cristo noi siamo partenopei, siamo greci, proveniamo dalla zona di Evia, che sarebbe Eubea, una grande isola fuori Atene, e nell'ottavo secolo avanti Cristo i greci, tramite le rotte di navigazione, arrivano nel Golfo, che era un territorio non urbanizzato, quindi un territorio cosiddetto vergine. Quando arrivano i greci, la prima cosa che devono costruire è un porto per limitare il traffico commerciale. E sapete dove stava il porto, ve lo dico io? Castellammare. Castellammare è il porto greco. Non lo c'erano tutti i ristorantini oppure i moli, lì c'era il porto greco. E dove nasce Partenope? A Santa Lucia, nella zona di Santa Lucia, quindi vicino a Castellammare, sono circa 150 metri da Castellammare, fondano la città. Ma la domanda è, come si costruisce una città antica? C'è bisogno di un materiale per la costruzione e c'è bisogno di un punto logistico importante per i commerci e anche per l'agricoltura. In Campania abbiamo tutto questo, perché Napoli cresce sul mare, ma c'è la zona agricola alle spalle della città. Quindi i greci cominciano a prosperare. E il materiale utilizzato per la costruzione è il tufo giallo napoletano. Vedete? Lo stesso Castel dell'Oro, tra l'altro, è costruito con la stessa roccia. Questo tufo è una roccia di origine flegrea, non vesuviana, quindi facciamo le distinzioni del caso. Perché quando parliamo di roccia vesuviana, parliamo di basalto, che serve la pavimentazione stradale che troviamo qui. Quella roccia troppo utile per la costruzione, perché il tufo è una roccia esistente. Quindi queste cave cominciano a essere create nell'ottavo secolo avanti, si trovano in questo ambiente con degli strumenti molto semplici, di martelli e degli scalpelli di picconi. Creavano dei blocchi a forma di parallelepipedi, diremmo, e tramite un sistema di piattaforme, queste cave sotterranee con dei sistemi di tunnel, con dei canali scavati proprio nella roccia, per creare un vero e proprio acquedotto sotterraneo. Ma l'elemento principale è quello che manca, cioè l'acqua. Perché a Napoli non abbiamo fiumi, no? Abbiamo il centro nord, ci sono i grossi centri urbani sempre con un fiume, Firenze, Roma, guarda sempre. Ma a Napoli non abbiamo il fiume più vicino è a 15 km, nella zona del Vesuvio, che è lì Calabria. I greci arrivano lì, cosa fanno? Deviano il corso del fiume Bolla con un sistema di canali sotterranei, quindi bypassano l'acqua dal fiume alle cisterne. E da pozzi aperti le famiglie greche, con anfore e corde, raccoglievano l'acqua direttamente dalla casa privata. Fino a tutto chiaro? Sì. Dopo i greci, nel quinto secolo avanti Cristo, in Campania arrivano i romani. Pompei, che era un villaggio etrusco, diventa una città romana. Ercolano, che era un villaggio osco, diventa una città romana. Partenope diventa Napoli.
adesso abbiamo proprio la città di Napoli. Neapolis nasce nel centro storico, per sapere i tribunali, via San Gregorio Armeno, quella della zona romana. E i romani ovviamente avevano sempre uno sviluppo demografico importante, cioè si muovono più persone, si muovono più commerci, la città viene ovviamente allargata, c'è bisogno di farlo. Quindi i romani, che erano maestri dell'ingegneria idraulica, cosa fanno? Collegano le cinque città principali della Campania, cioè Pompei, Ercolano, Neapolis, Pozzuoli e Cuma, con un grandissimo acquedotto lungo 85 km che porta l'acqua dal fiume Serino, Avellino, fiume Sebeto, Benevento, fiume Bolla, all'interno della città. C'erano più di 4.000 cisterne dell'epoca romana. Immaginate, ogni cittadino di Roma o di Neapolis in questo caso poteva prendere l'acqua direttamente da sotto. E l'acquedotto viene ovviamente allargato durante il Medioevo e durante il Rinascimento. Però nel periodo spagnolo, quindi nel 600, la città di Napoli è cresciuta a dismisura. Vi faccio un esempio. Nel 1627 ci fu uno dei primi censimenti fatti dagli spagnoli. Avevano contato, pensate, 407.000 abitanti. Ora, all'epoca, nel 1600 in Europa, avere 400.000 abitanti significa essere una delle città più grandi del continente. Infatti Napoli, a metà 600, era la terza città d'Europa dopo Parigi e Londra. Immaginate che ovviamente una massa di persone imponente, molto molto importante, aveva un acquedotto però piccolo, perché era l'acquedotto dell'epoca di Augusto, quindi era un acquedotto troppo piccolo per dare l'acqua a mezzo milione di abitanti. E qui entra in gioco un imprenditore nobile, un ingegnere napoletano, che si chiamava Cesare Carmignani. Lui che fa? Nel 1627 raccoglie delle donazioni private per creare un acquedotto moderno, cioè un acquedotto che potesse dare l'acqua a ciascun condominio e palazzo della città. Pensate, in 3 anni l'acquedotto viene completato perché vengono allargati i cisterni, vengono collegati al fiume. Abbiamo 14.000 cisterne con 120 chilometri di acquedotti sotto la città. Quindi tutti i napoletani, ricchi o poveri, potevano prendere l'acqua gratis. L'unica tassa che si pagava era la tassa di pulizia, non pagavano l'acqua che consumavano. Vedete, però immaginate che per altri 300 anni l'acquedotto funziona, non lo so, fino all'anno di 1884, che succede a Napoli? Grande epidemia di colera. Mi spiego bene. Colera? A fine 800 in tutta Europa i sistemi fecali, cioè le fogne, non erano intubate. Non erano i tubi come li facciamo noi oggi, ma erano cave dove andava tutta l'acqua reflua dello sporco delle case. Purtroppo una di queste cave che conteneva l'acqua reflua si otturò, ci furono dei crolli, quindi questi massi hanno bloccato lo sporco e l'acqua reflua ha cominciato a salire superando i muri e arrivando nell'acqua potabile. 9.000 morti a causa del colera. Sì. Quindi Re Umberto V che fa? Fa chiudere l'acquedotto dall'uomo 85 e fa scendere giù degli ingegneri per portare l'acqua con delle idrovore dalle cisterne ai tubi, quindi i tubi in pressione, come l'acquedotto moderno che abbiamo noi oggi. Quindi le cisterne vengono svuotate, vengono abbandonate e dimenticate per 60 anni. Certo, non si ricorda più che c'erano queste cave. Ma con la seconda guerra mondiale e i successivi bombardamenti, l'Italia è un paese, diciamo, nel conflitto, all'interno della seconda guerra mondiale, perché Mussolini e Hitler erano alleati, quindi gli inglesi e americani hanno bombardato tutta l'Italia, nessuna regione del Salvador. E Napoli, in particolare, venne bombardata 103 volte. Perché? Perché non sono portuale, quindi la potenza militare è molto importante. E quindi Mussolini si ricorda che a Napoli c'erano queste case, che aveva sentito parlare, e dice: utilizziamole come ricoveri antenne, perché esistono già, noi dobbiamo solo modificarle. E nel 43 la tecnologia era abbastanza avanzata per allargare i pozzi e creare le scalinate, che sono le stesse che abbiamo fatto noi. Vi ricordate? Le scalinate, i 6 scopi, giustamente. Sono fatti in tufo, scavati all'interno di un vecchio pozzo dove si perdeva l'acqua. Un pozzo spagnolo, perché in origine il pozzo era questo, guardate, che serviva per prendere l'acqua, e poi era allargato da 1 metro a 3 metri. Qui c'era l'infermeria per il bunker,
l'acqua potabile passava qui. E ovviamente si è sempre elettrico per l'illuminazione del bunker. Una fatti toscana, diciamo in ginocchio. Pensate, 4.000 persone potevano entrare all'interno di questo bunker. Ma a Napoli c'erano 286 ricoveri a terra, per circa 270.000 persone. Ora, la domanda è quanto tempo rimanevano e come si svolgeva la vita. Diciamo che dipendeva da quanto durava il bombardamento. Spiego meglio. Il bunker veniva utilizzato solo durante l'attacco. La gente non viveva qui. Alcuni guide per fare la cosa figa. Abbiamo arrivato solo 8 mesi. Non è vero. Per 7 mesi il bunker fu utilizzato, questo è vero, ma non consecutivamente. Cioè, se non c'è bombardamento, che vada a fare. Però quando c'era l'allarme antiaereo c'erano 7-8 minuti di tempo per scendere qui su, quindi la gente era anche preparata per trovare facilmente il rifugio. E fino al 1 ottobre 43, da marzo a ottobre 43, il bunker fu utilizzato. Perché il 1 ottobre 43? Perché con le 4 giornate di Napoli, i napoletani e le napoletane si liberano autonomamente dell'occupazione nazifascista che comincia il 12 settembre e termina il 30 settembre, quindi in 4 giorni, 27, 30 settembre e 43, la maniera liberano la città in maniera autonoma. Poi arrivano gli americani e gli inglesi, ma ovviamente Napoli, come tutta Italia, è una città distrutta. Il 60% di Napoli fu distrutto, gravemente danneggiato dai bombardamenti alleati, anche dai bombardamenti tedeschi, perché ci sono stati pure quelli. Tuttavia, qual era il problema? Rimuovere le macerie. Ora in Germania, la nostra in Francia, in Inghilterra erano organizzate. In Italia cosa mancava? I mezzi meccanici per rimuovere i detriti. Però a Napoli siamo stati fortunati perché avevamo 14.000 cisterne con i pozzi aperti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo buttato tutte le rovine della seconda guerra mondiale, tutto all'interno delle case. Era rapido, era economico, nessuno controllava, la gente aggiornava e papà diceva. Esattamente, questo muro fu ora un pezzarino. 1978 non c'è più spazio, sono finiti i chilometri disponibili. E cosa succede nel 79? Voi pensate che una cosa assurda, ma è vero, scoppia un incendio. Perché? Perché negli anni 70 anche i falegnami, i sarti e i meccanici buttavano tutto giù, non controllo. Però c'era un motore che ha preso fuoco incendiando della segatura. L'incendio è durato 3 settimane. Come hanno fatto lì? Diciamo che era la gestione che c'era l'incendio. Dai bagni usciva il fumo. Diceva, ma che ti sei mangiato? Ma non era il cibo. Era, visto che questo riposto anche essere divertente, ma era l'incendio. Quindi i pompieri, qualcuno mi ha chiamato, c'è un bagno in fiamme, ma che stai dicendo? Non è veramente, ma allora sono scesi qua, aspetto l'incendio, e i detriti, che fine hanno fatto? I volontari, quindi donne, uomini e ragazzini del quartiere, con le buste in mano, i zaini, le sacche, le palle, hanno rimosso manualmente tramite le scale una parte dei detriti. Pensate, dal 79 all'88 hanno pulito il 4% nel 120 km dell'acquedotto. Perché? Perché è un sistema molto complesso, ci vuole molto tempo per rimuoverlo a mano, perché i mezzi meccanici ovviamente non arrivano da solo. Quindi viene fondata la LAES, che sarebbe la libera associazione, scusate se sotto solo, la fondata il signore che aveva portato l'ingresso, che aveva fatto il discorso la Ring, no? All'inizio. La fondata lui e il fratello nell'88 per dare la possibilità a turisti napoletani, turisti italiani, turisti esteri, di visitare una piccola parte di quello che una volta era l'antico acquedotto e rifugio antiaereo. Infatti, se questo è ancora possibile, grazie a voi che contribuendo con i 12 euro del biglietto di ingresso, questi fondi vengono utilizzati per la pulizia e la messa in sicurezza del tour, per dare la possibilità a voi di vedere una piccola, veramente una piccola parte di quello che è stato veramente un ingegnoso sistema idrico. Quindi, una volta che entreremo nell'acquedotto, ovviamente ci saranno alcuni spazi più stretti, però sono tutti facoltativi. Quindi chi eventualmente ha problemi all'interno degli spazi piccoli può essere tranquillo e tranquillo, non c'è nessuna obbligatorietà, cioè potete saltare la parte stretta.
Ovviamente queste sono le informazioni tecniche, io faccio un tour molto interattivo, quindi a volte vi chiederò qualcosa, ma non vi preoccupate se non rispondete, perché se non rispondete ve lo dico io la risposta giusta qual è, ma non vi preoccupate, buttateli, perché comunque è sempre bello, perché manteniamo il controllo del gruppo in maniera, diciamo, intelligente, non il controllo severo, e ovviamente tutti quanti possiamo partecipare attivamente, perché questo è un tour dinamico, non è stato, ce lo spiego, però voi ovviamente potete intervenire con domande, riflessioni, osservazioni o aneddoti. Tutto chiaro? Tra l'altro ricordo a tutti e a tutti che foto e video sono tranquillamente consentiti, quindi non vi preoccupate. Un altro tour, sono messo i divieti. Venite con me? Mi occhiaia.